Lo avete visto, è il momento della nostra campagna dedicata alle nuove tecnologie. Parliamo ancora del rapporto tra università e impresa, ma ci spostiamo a Pavia, dove si studiano le nuove frontiere della ricerca applicata all'industria e alla medicina. Sul tavolo del laboratorio si cimentano con gli oggetti più strani, pezzi unici progettati e realizzati attraverso le stampanti 3D del Dipartimento di Ingegneria Civile. Il viaggio dei deputati della Commissione Attività Produttive inizia qui nell'Università di Pavia e prosegue attraverso le aziende sparse sul territorio. L'obiettivo è quello di creare una cerniera tra aziende e ricerca. A Pavia il rapporto privilegiato con il mondo della medicina. Si può studiare in laboratorio l'evoluzione di un tumore sottoposto a chemioterapia, simulare attraverso una stampante 3D l'organo su cui eseguire un intervento chirurgico. Immaginiamo invece di avere, come di consueto, una TAC che si mostra sotto forma di fettine a bianco e nero, abbiamo in mano l'oggetto fisico che rappresenta il target chirurgico che dobbiamo operare. Noi ci siamo fortemente specializzati nell'utilizzare la stampa 3D a supporto della chirurgia, ma ci sono delle ricerche molto entusiasmanti anche in ambito dell'ingegneria civile. La sfida è quella dell'industria 4.0, la speranza per Pavia di ritrovare un ruolo economico che negli ultimi anni ha perso. Una sfida che riguarda la città, ma non solo. Anche l'Italia, dopo Stati Uniti e Germania, cerca di far decollare la fabbrica intelligente, magari immaginando un modello proprio. E non sorprende in questa corsa trovare nei laboratori dell'università, accanto al rettore, anche i rappresentanti delle imprese. La vera forza dell'industria 4.0 è quando si riesce a pensare di mettere a sistema e in qualche modo a creare sinergie tra queste tecnologie, per cui quando si riesce a pensare a stampante 3D, sensoristica, fluidica, elettronica, controllo, dati, ecco, quindi tutto questo insieme, ecco lì effettivamente la vera dirompenza.